Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui con Michele. Ciao. Nelle Bed Wars di Hypixel. Ragazzi, prima cosa lasciate un like per Michele che si è fatto trovare per un video. E poi raga, andiamo a vedere oggi che figure andremo a fare tutte e due nelle Bed Wars. Ok, allora andiamo subito. Ok raga, eccoci qui, team rosso per noi, quindi bene. No, no, è blu, che cazzo dico che è rosso? Ho visto il letto rosso, lo scemo qui, no? Giustamente. No, ok raga, come sempre, vabbè raga, all'inizio sono sempre mosci perché dobbiamo prendere il ferro, prendere l'oro, fare il ponte. Ok raga, si comincia subito a coprire il letto, che è la cosa più importante, intanto che Michele rascia, perché come sempre io faccio il lavoro difensivo e lui offensivo, quindi insulta pure gli avversari, che è la cosa più importante. E sono caduto a bascio. Ma perché? Ti ho visto all'ultimo. Ma non si può. Perché raga, noi sì, abbiamo fatto una partita di riscaldamento in questa mappa, che fa pure schifo, però vabbè, ci è ricapitata, che ci possiamo fare. Tengo 4 diamanti. Vai, portalo a casa. Già ci upgradiamo l'armatura o la fornace, quasi quasi la fornace però, perché siamo sì, in fa la fornace. Raga, sto facendo tipo una sta protezione a pazzo, giusto perché boh, fa figo. Giusto per questo. Poi magari è anche utile, magari c'è un ragionamento logico, ma non credo. Oh, bravo con gli smeraldi. Per il momento accontentiamoci di sta roba. L'ossidiana me lo metto all'ultimo, visti che ci fanno sempre quella riempita. Io la metterei sia all'ultimo che in mezzo. Tu dici come fai una volta ricoperto tutto? Beh, che cazzo ne so, però. Madonna, già sono distrutti tutti i letti. Il rosa, l'acqua, il bianco. Mamma, cioè, mo' è iniziata la partita. Meglio prima così. Prima durava 3/4 d'ora. Ok, ho messo le scale, però ci usiamo direttamente quelle che ho messo per rivestire a sto punto. Vabbè, anche i rossi distrutti. Ma stanno a fare tutti i grigi e i blu. No, i blu siamo noi che stiamo a fare un cazzo. Tutti i grigi stanno a fare, quindi oh, questi saranno tosti. Vai, lo tengo 8 smeraldi. Ok, ricordati, quando cominciamo a avere troppi materiali, buttiamoli nella cesta, come sempre, così cominciamo già a conservare la roba. Poi quando dobbiamo lasciare, mettiamo tutto nell'ender chest, lui. Eh beh sì, se no ci inghiappetta una roba mentre non ci siamo e dopo voglia piangere. Sono dall'altra parte della mappa. Aspetta, dall'altra parte dove? Proprio dall'altra parte. Verso che colore? Mo sto venendo verso di te. Chi sono? Prendo gli altri smeraldi, pavi. Verde, t'ammazzo! Ah! Ah! Raga, ovviamente voi mi conoscete che nel PvP faccio schifo, quindi prima che mi critica nei commenti è uno strunzo. Ok, detto questo possiamo andare avanti. Ah, però che palle. Non c'ho l'ascia, come butto giù il legno, cazzo? Michele, servirebbe un'ascia. Cioè, più che un'ascia... Luca, tengo 10 smeraldi, non me lo di proprio. Ah, vabbè, tu scappa in Albania. Io sto guardando intensamente il verde e lui guarda per terra, senza motivo. Il problema è che non posso lasciargli. Luca, eccomi. Ok, vada, vada. Sono io. Vada in base. Io sono dai verdi. Vivo. Vi servirebbe un'ascia, Michele, non puoi capire quando. Se me la riesci a portare dopo quando arrivi al centro, così lasciamo dai verdi. Lu, stanno 10 smeraldi. Buttali nella cesta, poi arrivo subitissimo, appena faccio fuori sti bastardi. Il verde! Vince! Dai! Ma dove stai? Dai verdi, stanno a sinistra nostra. Oh, ma come cazzo fa a colpirmi lui? Oh, raga, mi fa colpire. Ma... sono morto. Ma come cacchio faceva a colpirmi da 20 km di distanza, raga? No, mo questa voglio una spiegazione per forza. Cioè, Michele, non puoi capire, era lontanissimo e mi colpiva così, a gratis. Spero non sia un hacker. Ma lo spero anche io, ma non voglio subito dire che è un hacker. Ma questo qui mi puzzava, non dico di cosa, perché sennò insulto. Allora. Di gorgonzola. Di gorgonzola, sì. Affumicato e mischiato al letame, per non dire un'altra brutta parola. Però ci Ma oggi siamo accaduti come dei salami, raga. La partita di prima l'abbiamo fatto in modo spettacolare. Comunque siamo resistiti fino all'ultimo con grandi team. Adesso stiamo a morire come deficienti. Veramente, prima erano veramente forti. Non so come siamo arrivati là, però. Appunto. Meglio così. No, ma il fatto che magari la gente nei commenti sta dicendo: ma voi siete nabbi nel PvP, quella si chiama tattica del Konichiwa. Ma chi cacchio lo sa, raga? Quindi ditecelo voi, magari se è una tattica, va bene. L'accettiamo. Oh, l'ho ucciso, Luca. Ok, ok. Facendo che ce l'ha più tu. Mo dammi. Porto pure 2 diamanti. Bravo. Dammi il tempo, faccio 2 di oro. Prendo l'ascia e ci rilasciamo proprio con l'aggressività dei mammut. Facciamo l'armatura o primi generatori? Io direi primi generatori. Io direi generatori. Fatto, io sono pronto per lasciarmi, che? Io sono prontissimo. No, aspetta, un altro oro mi serve. Babba, mi sono carico. Poi moriremo in modo brutale, però intanto l'importante è crederci. Oh, siamo rimasti gialli, verdi, grigi. Sta partita secondo me durerà molto di meno confronto a prima. Che dopo 40 minuti c'erano ancora 10 team praticamente. Se miri troppo alto, va troppo in basso. Se miri troppo in basso, va troppo in alto. Se miri in mezzo, te ne va a quel paese. Che cacchio devo dire? Allora. Oh, sta arrivando in verde. Sta arrivando in verde. Vieni qua, ti faccio assaggiare un po' di kebab fresco fresco. Vai,
Vai, vai, lasciamo. Aspetta, boom! Vai, è no. Partita malissimo. Partita malissimo. No, lui tengo tutta la potenza. Mica tu rompi. Sta arrivando GG. Ho rotto. Ammazza. Madonna, pascato, ma mandi. Ma si pazzo. Aia, il verde mi fa male. Arrivo. Pasqua, io non ti dico cosa sei, perché sennò, mamma mia, raga, ovviamente lo chiamo Pasquale, anche se non è un golem, eh. Perché a noi piace dare i nomi ai vari mob. Vai. Ok, ma la sorpresa io da bastardo, l'importante è ucciderlo. E raga, siamo rimasti gialli, blu sì. E grigi, dai. Ma tu pensa che era il nostro. Io i grigi sono a distruggere tutti i letti, però, sempre buff, man, quindi. Oh, Michele è dentro da noi, Michele torna. Arrivo. No, raga, avete visto in video. Questo usa le hack. Raga, questo usa le hack. Ma come cacchio l'ha fatto quella kill? No, raga, ma a parte le cavolate, forse vi metto anche, come ho fatto già tempo fa con le Skywars, un replay in rallentamento, raga. Ma è impossibile la kill che ha fatto, mica. Tu non puoi capire, spammavi i colpi dovunque. E c'è forse una volta che mi ha preso realmente. Ma chi era? Buffman, quello che sta distruggendo tutti i letti, tutto di tutti. Ok ragazzi, eccoci arrivati alla conclusione del video di oggi. Mi raccomando, se ne volete ancora di Bedwars, altri minigames, ditelo nei commenti, quello che volete. Like, commento, condividete il video. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi. No vabbè, ma non si può.